Nonostante lo scambio di giocatori da parte di due società, un'operazione di calciomercato che è stata utilizzata abbastanza raramente in passato, rispetto ovviamente alla classica cessione o prestito, negli ultimi anni le squadre ne stanno usufruendo sempre di più. Ma intanto, in parole povere, come funziona questa operazione? Molto semplice, due giocatori, ovviamente di squadre differenti, vengono valutati dalle società in cui militano ad una determinata cifra, e dopodiché vengono scambiati. Ovviamente, nel caso in cui il giocatore della squadra A sia stato valutato per esempio 20 milioni ed il giocatore della squadra B 15 milioni, la squadra B dovrà versare i restanti 5 milioni per completare lo scambio. L'esempio più lampante è proprio il recente scambio tra la Juventus e la Roma, che ha visto coinvolto Leonardo Spinazzola, valutato 29 milioni di euro, e Luca Pellegrini, valutato 22. La società giallorossa ha quindi dovuto sborsare altri 7 milioni per concludere l'operazione. Questa tipologia di manovra viaggia in comune accordo con il termine plusvalenza, già perché non sempre lo scambio si conclude solo per motivi tecnici, ma molto spesso anche per motivi economici. Infatti, questo serve alle società per limare i loro bilanci, dato che, per esempio, tornando ai due giocatori citati, il valore del cartellino di Pellegrini al 30 giugno del 2019, proveniendo dal vivaio, aveva un valore di 890.000 euro e ha generato una plusvalenza finale di 22,9 milioni di euro, contando il risparmio sul cartellino e ammortamento. Lo stesso vale per la Juventus, dato che Spinazzola aveva un valore di circa 2,6 milioni di euro a bilancio e ha generato un impatto positivo finale di circa 30 milioni. Quindi, plusvalenze elevate per permettere appunto alle società di aggiustare i loro bilanci davanti alla UEFA. In ogni caso, questi scambi, soprattutto quando sono stati fatti per ragioni tecniche, hanno spesso e volentieri avuto un impatto importantissimo sul campo, non solo decretando un vero e proprio vincitore tra le due squadre coinvolte nell'operazione, ma cambiando proprio la storia della società in cui hanno militato. Hanno dimostrato come un errore di valutazione riguardo un giocatore possa davvero cambiare tutto. Per esempio, lo scambio nella stagione calcistica 96-97 tra Inter e Real Madrid, che ha visto coinvolti rispettivamente Roberto Carlos più 2 milioni circa per Ivan Zamorano. Quest'ultimo, nella stagione 94-95, aveva segnato la bellezza di 31 reti in 44 presenze, aiutando il Real a vincere il titolo. Nella stagione successiva, invece, con l'emergente Raul, trovando meno spazio, verrà convinto da Moratti ad accettare l'Inter come destinazione e quindi a far parte di questo scambio. Ora, nonostante Zamorano non abbia assolutamente fatto così male a Milano, c'è da dire che Roberto Carlos diventerà uno dei terzini più forti al mondo, vincendo praticamente tutto. Molti dei gol decisivi in Champions League arriveranno grazie ai suoi assist. To Roberto Carlos. It pops out to Zidane! Militerà nel Real Madrid per la bellezza di 11 anni, diventando una leggenda per le merengues e stabilendo il record di presenze con la maglia dei Blancos per un calciatore non nato in Spagna. Il buon Ivan, nonostante abbia comunque lasciato un buon ricordo a Milano, non vincerà niente e sarà principalmente ricordato per aver raggiunto il più tra l'1 e l'8 sulla sua maglia. Gli errori di valutazione dell'Inter però proseguono con lo scambio di Andrea Pirlo con l'allora milanista Dražen Brncić e 35 miliardi di lire. Uno di questi due diventerà uno dei più grandi centrocampisti di sempre, apprezzato dal calcio mondiale. Vincerà due Champions, sei campionati e molto altro. Ma ancora più importante, reinventerà il modo di interpretare il ruolo del mediano davanti alla difesa. Diventerà fonte di ispirazione per tutti i calciatori al pari di Iniesta e Xavi. L'altro giocatore, ovvero Dražen, nonostante alcune dichiarazioni degli addetti ai lavori, come quelle di Gagliani che recitavano, se i numeri che ha tirato fuori li avesse mostrati a Rivaldo, chissà che titoloni e nove colonne si sarebbero visti sui giornali. All'Inter praticamente fu solo di passaggio, dato che venne spedito in B in prestito all'Ancona, dove totalizzerà due presenze per poi ovviamente non tornare a Milano. Oppure, come dimenticare lo storico scambio di Francesco Coco per Clarence Seedorf, rispettivamente tra Inter e Milan nel 2002. Tutte e due le tifoserie immagino se lo ricorderanno. Coco, soprannominato da molti il nuovo Paolo Maldini, all'Inter fallirà clamorosamente, realizzando solamente 41 presenze in 4 anni totali senza contare i prestiti. Doveva essere colui che avrebbe risolto i problemi sulla fascia sinistra e invece, dedicandosi principalmente alla movida milanese, si ritirerà a soli 30 anni combinando ben poco sul campo di San Siro. Seedorf invece, come ben saprete, al Milan vincerà due Champions League, due campionati e altri trofei con 432 presenze in 10 anni, diventando un punto fermo per il Milan con prestazioni di grande livello soprattutto nei match decisivi. Delivers the cross in the end, Seedorf still trying to buy the shot and scores! Clarence Seedorf! Well, United really dug a...
Ma i nerazzurri sono riusciti a fare ancora di peggio, scambiando nel 2004 Fabio Cannavaro, futuro vincitore della Coppa del Mondo e del Pallone d'Oro, con Fabian Carini, terzo portiere della Juventus, più 11 milioni di euro. In un'intercettazione l'ex dirigente Luciano Moggi invitava Cannavaro a far finta di star male per facilitare il passaggio in bianconero. Nonostante il presunto inganno, qualche colpa l'Inter ce l'avrà, dato che Fabio comunque diventerà uno dei centrali più forti al mondo, mentre Carini, dopo 8 presenze nel suo primo anno, viene spedito in prestito al Cagliari per poi tornare a Milano nel 2006-2007, dove vincerà uno scudetto non scendendo mai dalla tribuna. Però, nonostante l'Inter sia probabilmente la regina incontrastata degli scambi sbagliati, qualcosa di buono l'ha comunque fatto, con l'operazione che ha visto trasferire al Barcellona Ibrahimovic per Eto'o più 46 milioni di euro. Questa operazione, nonostante il dispiacere di Mourinho, rimarrà la storia e sarà la fortuna dei nerazzurri, che infatti con il camerunese, che più volte si sacrificherà in campo anche ricoprendo il ruolo di terzino, vinceranno il triplete. Ibrahimovic non farà male al Barcellona con 45 presenze e 21 reti, ma non convincerà Guardiola, che più volte gli regalerà la panchina spiegando che lo svedese parlava troppo e si muoveva poco. Ibrahimovic, in seguito a questi screzi con l'allenatore, dichiarerà: "Non ho mai avuto problemi con Guardiola, ma era lui ad averne con me". Dopo un solo anno e non una delle sue migliori esperienze fatte, tornerà a Milano sponda rossonera, facendo passare l'Inter come la vincitrice di questo scambio. Però i nerazzurri non sono gli unici a sbagliare, anche la Juventus nella sua storia ha commesso comunque qualche errore di valutazione. E sicuramente scambiare Inzaghi con Christian Zenoni più 40 miliardi di lire è stata un'idea folle. Inzaghi in rossonero vincerà tutto, diventando il quarto giocatore di sempre per gol segnati nelle competizioni europee e il miglior marcatore italiano in Champions League con 50 reti. Zenoni, difensore non proprio roccioso, invece rimarrà a Torino 2 anni, non convincendo, per essere poi venduto alla Sampdoria. Un post di un tifoso milanista su un forum del 2001 recitava: "Cedere Zenoni è stato veramente incredibile, un giocatore così promettente. Scommetto che Sheva e Inzaghi litigheranno dopo un mese di campionato". Beh, l'ormai non più ragazzo immagino si sarà ricreduto. Sempre la Juventus però sembra aver vinto negli ultimi anni uno di questi scambi, che come tutti ben saprete è quello tra Caldara, allora bianconero, e il capitano del Milan della stagione 2017-2018, Leonardo Bonucci. Dico sembra aver vinto perché Caldara è stato fermato praticamente tutta la stagione a causa degli infortuni, mentre Bonucci si è ripreso subito il posto da titolare a Torino a discapito di Benatia e quest'anno pure il ruolo di vice capitano. Per ora non c'è dubbio che la dirigenza bianconera abbia fatto un buon affare, starà ovviamente solo a Caldara dimostrare che invece tutti si sono sbagliati. Stessa situazione vale per l'operazione che ha visto i coinvolti Nainggolan e Zaniolo, finiti rispettivamente all'Inter e alla Roma. Raja, come abbiamo visto, è stato messo fuori dal progetto nerazzurro dopo un solo anno, non convincendo per il suo atteggiamento, mentre l'altro sembra effettivamente possa diventare un grandissimo calciatore, ma sarà insomma solo il tempo a dirci se effettivamente a Milano si sono lasciati sfuggire un fuoriclasse. Ovviamente ci sono stati tanti altri scambi nel non più recente passato, come quello tra Juventus e Inter che aveva coinvolto Aldo Serena, passato in bianconero, e Marco Tardelli, oppure quello di Cristian Vieri e Gianluca Petrarchi, ma ci vorrebbe insomma troppo tempo per raccontarli tutti. Spostiamoci velocemente all'estero perché ci sono due operazioni che meritano sicuramente una menzione. È infatti giusto ricordare lo scambio nell'estate del 2004 tra Riccardo Quaresma in forza al Barcellona più 6 milioni di euro circa per Deco, che vestiva la maglia del Porto. Quaresma, dopo un anno in Blaugrana, delude le aspettative e dichiara che non avrebbe più voluto giocare finché l'allenatore fosse stato Rijkaard, e verrà di conseguenza spedito in Portogallo proprio per Deco. Attenzione, al Porto farà abbastanza bene, ma non ovviamente come Deco, che in Spagna vincerà in 4 anni una Champions, 2 campionati, 2 Supercoppe di Spagna, senza contare che nel dicembre del 2004 si piazzò secondo nella classifica del Pallone d'Oro dietro Shevchenko e davanti a Ronaldinho. Insomma, non sarà chiaramente ricordato come un giocatore qualunque. Ma il più clamoroso che rimane ben impresso nella storia del calcio è quello di Ian Wright, che giocava come semiprofessionista per una squadra del distretto di Greenwich per 30 sterline a settimana. Nel 1985, quando fu notato dal Crystal Palace, invece di chiedere una somma in denaro, la squadra in cui giocava chiese alcuni pesi per migliorare il loro campo di allenamento. Ian, con la nuova maglia, segnerà 117 reti, venendo votato recentemente come il giocatore del secolo del Palace. C'è pochissimo da fare, gli errori di valutazione probabilmente continueranno a susseguirsi, come è sempre stato nel corso della storia del calcio. E ogni qualvolta ci sarà uno scambio, sia i tifosi delle squadre coinvolte, sia le dirigenze, spereranno di non aver scambiato colui che diventerà un fenomeno e che cambierà le sorti della sua nuova società.